Il sogno nel cassetto per mesi è stato quello di far nascere un luogo di inclusione unico, aperto a tutti e dove persone con disabilità possano lavorare sulle proprie autonomie e abilità comunicative. Dopo mesi di lavori, il desiderio è realtà e le porte di casa di Stefano, allentate sul Seveso, stanno per aprire. Sarà la nuova sede dell'associazione Progetto Oasi, per un progetto presentato anche all'assessore regionale Elena Lucchini. Quello che ho visto è una realtà fondamentale dove i ragazzi si ritrovano, dove i ragazzi possono socializzare, dove i ragazzi stanno bene insieme, dove poter mettere insieme le famiglie, poter mettere insieme tanti di questi ragazzi che vivono questo contesto con la voglia di fare qualcosa di utile anche per la comunità. Tra la prossima settimana e quella dopo riusciremo ad entrare in questa meravigliosa casa, meravigliosa non tanto per come è strutturata, perché ha bisogno ancora di tanto lavoro, ma meravigliosa perché è nostra, l'abbiamo sentita nostra sin dal primo momento e abbiamo potuto lavorare attivamente tutti insieme per fare le prime opere di sistemazione, non possiamo chiamarle ristrutturazione. Una struttura che nel maggio 2023 era già quasi pronta per essere utilizzata. Poi la grandinata della scorsa estate ha provocato ingenti danni alla struttura. Al fianco dei volontari che si sono messi al lavoro, si è creata una catena di solidarietà in aiuto. L'obiettivo è quello di lavorare tutti insieme, istituzioni, associazioni, lavorare insieme a tutto il resto della comunità per mettere, concretizzare realtà come quella che ho visto oggi. Lì dove per decenni si è trovata la scuola di disegno di Camnago, da ora sorge un hub di progetti di inclusione. Ognuno di loro sa che questa è la propria casa, è la casa nella quale potranno pensare di realizzare progetti, non certo progetti come il Dopo di noi, perché la nostra associazione non è strutturata per farli, ma progetti per ampliare le proprie autonomie e le proprie abilità comunicative.